Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì insieme a Francesco dell'Istituto Britannico di Politeisti Salve a tutti. teniamo trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, dove diffondiamo il nostro pensiero, il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare. Scusate un attimo perché qui le cose non sono perfette. Benissimo. Trasmissione di oggi, noi continuiamo sempre il discorso sul crogiolo dello stregone. Ultimamente ho ricevuto in regalo un libro. Il libro si intitola Il Tempio del Cosmo, edizione Neri Pozzi, Neri Pozza. Neri Pozza. Di Ed Vicenza. è un'analisi della religione egiziana. Ed è praticamente scoprono molte cose che andiamo dicendo da un paio d'anni, cioè che le divinità non sono delle divinità, ma sono degli esseri divini, delle coscienze divine che hanno un nome, un cognome, e hanno scoperto anche che esiste il discorso di farsi divinità, cioè l'essere divino dell'individuo, cioè questo lo hanno scoperto. Ce lo siamo scoperto anche, c'è cioè una cosa che noi stiamo dicendo ormai da Sì, no, ma a 3 anni, parte che 4 anni, insomma. poi c'è da spendere due parole di beneficio a favore della Neri Pozza. La Neri Pozza è una casa editrice di Vicenza che è molto meritevole per le sue pubblicazioni, cioè nel senso, basta pensare che ha ripubblicato dopo quasi 40 anni il libro di Fagin sulle streghe, in cui lui sostiene che non c'era nulla di demoniaco nelle streghe, anzi sostiene com'è pensabile che una strega vada a pensare se pur essendo contro il cristianesimo vada a utilizzare un Dio che viene dall'interno del cristianesimo come Satana. Cioè lui dice chiaramente, sono anche delle assurdità dal punto di vista teologico, hanno pubblicato ad esempio il libro della Maria Gimbutas, Il linguaggio della grande idea, che ad esempio è un libro introvabile, hanno fatto in edizione economica. Hanno pubblicato ad esempio un libro che era introvabile ormai, che era l'immagine del Dei delle antiche del Cartari, con delle belle illustrazioni. Cioè è una casa editrice locale che sta facendo un'opera molto Comunque, pregevole di formazione. io sto leggendo questo, sono arrivato circa la metà, Francesco, e c'è esattamente, praticamente tutto il libro dell'Anticristo che abbiamo letto, chiaramente è scritto all'egiziana, no? Chi lo ha tradotto, cioè chi lo ha scritto quel libro, è chiaramente un creazionista, che però scopre tantissime cose, no? Basta sistemare la visione del mondo, e la visione del mondo del libro dell'Anticristo, cioè quello che stiamo parlando noi da qualche anno a sta parte, e l'antica religione egiziana stanno combaciando al 100%, al di là di un Sì. po' di differenze culturali chiaramente che ci Sì, ma sono. d'altronde lo scontro è basilare, cioè è sempre stato tra monoteismo e politeismo. Il Esatto. politeismo è policentrico, di conseguenza sono più centri che manifestano varie tendenze e le adattano alla situazione. Il monoteismo è qualcosa che cade giù come una meteorite dal cielo e ti viene a distruggere tutto. E questo è basilare, cioè un pagano non avrà il problema di andare a valutare se un libro è conforme a qualche dettato, perché sa che troverà quello che lui pensa, quello che lui cerca, saprà che le differenze sono dettate solo da circostanze secondarie, storiche, ambientali, però la sostanza è la stessa, cioè quello che noi diciamo adesso lo pensarono 2000 anni fa, 50.000 anni fa, e non hanno avuto bisogno né di profeti, né di messia, né di creatori per scoprire questo, perché questo qua apparteneva al mondo. Esatto, quello che noi stiamo facendo, non stiamo altro che traducendo in maniera culturale, cioè nella cultura di adesso, con le parole di adesso, col modo di essere di adesso, di quello che è il sentire il mondo, quello che è il sentire la vita, che era 1.000 anni fa, che era 2.000 anni fa, che era 10.000 anni fa, che era 100.000 anni fa, che era 1 milione di anni fa, che era 10 milioni. Cioè le cose non sono cambiate, No, beh, capite? difatti io voglio ricordare che c'è un ritornello in una canzone pagana di rituale che dice fa noi siamo un cerchio dentro un cerchio che non ha mai avuto inizio e non ha mai avuto fine. Cioè praticamente la cosa è eterna, cioè nel senso che non c'è una continuità, non c'è mai un'interruzione, non è che a un certo punto il mondo si crea e si genera qualcosa di nuovo. Il mondo si è trasformato dalle energie che esistevano, da situazioni esistenti, di conseguenza non ha mai avuto inizio, non ha mai avuto fine. E questo, chi va a perdere tempo nel pensare nella creazione quando è avvenuto, come è avvenuta, è solo una perdita di tempo. Esatto, è una follia. Bene, nella trasmissione di oggi riprendiamo il discorso sul crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Cosa sono i quattro canti del mondo? Quando noi costruiamo una relazione con qualcosa che ci circonda, con una coscienza che una circonda, o anche con una coscienza della nostra specie, che sia una relazione magica, cioè nel senso che noi versiamo noi stessi, noi impegniamo noi stessi, la nostra attenzione, il nostro fare, riceviamo indietro da quella specie con cui ci relazioniamo altrettanta forza e quelle che sono le sue convinzioni, il suo modo di essere, il suo modo di porsi, il suo modo di esistere. I quattro canti del mondo servono a definire questa relazione.
Nel primo crogiolo dello stregone l'arte era quella di sottrarsi dall'assoggettamento. Nel crogiolo dello stregone, nei quattro canti del mondo, invece, l'arte è quella di relazionarsi col mondo riconoscendo il mondo divino esattamente come noi, con le nostre tensioni, con il nostro divenire, con le nostre stesse trasformazioni. Dopodiché c'è il crogiolo del male, che invece è l'arte con la quale la magia nera, con la quale tende ad assoggettare l'individuo, tende a privare l'individuo delle sue determinazioni, tende a distruggere nell'individuo la capacità di affrontare il mondo. Bene, nella trasmissione di oggi affronteremo l'intento nei quattro canti del mondo. L'intento è la forza che porta alla fusione dei crogioli. L'intento è la forza universale che fonde i crogioli, mentre spinge gli esseri di qualunque specie a trasformarsi. L'intento agisce sugli esseri che sviluppano l'intenzione nella ragione, che stimola la ricerca del soddisfacimento, che alimenta l'intento, che modifica l'intenzione, ampliando la ragione, modificando la ricerca del soddisfacimento, che alimenta l'intento. E questo è il cerchio infinito di cui vi parlava prima Francesco. Lo ripeto dall'inizio, l'intento agisce sugli esseri, che sviluppano l'intenzione nella ragione, che stimola la ricerca del soddisfacimento, che alimenta l'intento, che modifica l'intenzione, ampliando la ragione, modificando la ricerca del soddisfacimento che alimenta l'intento, eccetera, eccetera, eccetera. I crogioli si fondono per la forza dell'intento, per il fine cui tende l'intenzione che la ricerca del soddisfacimento del bisogno ha costruito. Ricerca del soddisfacimento, intento e intenzione sono oggetti legati da reciproca dipendenza all'interno del divenire dell'essere umano, la cui continua articolazione costruisce il potere di essere dell'individuo che li esprime. Dei tre elementi solo l'intento è forza in sé, una forza agente su ogni coscienza di sé dell'universo. L'intenzione è manipolazione soggettiva dell'intento da parte della ragione umana, è il tentativo della ragione di sottomettere la forza dell'intento alla propria descrizione. Così la ragione trasforma intento, che non capisce né comprende, in intenzioni proprie della sua descrizione. Ma l'essere umano non è assoggettato alla descrizione della ragione, è attraversato da pulsioni e da bisogni che la ragione non sempre riesce a sottomettere e a piegare a se stessa. Quando la ragione, nascondendo intento all'essere umano, costruisce l'intenzione, libera nell'individuo il bisogno di soddisfare l'intenzione descritta. Il raggiungimento del soddisfacimento dell'intenzione non appaga l'essere umano. Una volta espressa e raggiunta l'intenzione, l'essere umano si sente mancante di qualche cosa. La ragione interviene nuovamente con un'altra intenzione. Per far questo deve modificare se stessa, ampliarsi. La ragione si amplia, intenzione dopo intenzione, ricerca del soddisfacimento dopo ricerca del soddisfacimento. L'essere umano sposta l'intenzione sempre più vicino all'intento. L'intento è la forza che attraversa gli esseri, l'intenzione è la versione dell'intento che la ragione piega alla sua descrizione, e la ricerca del soddisfacimento è il bisogno dell'individuo di obbedire alla forza dell'intento. Così la fusione dei crogioli nei quattro canti del mondo avviene per la forza di intento. Quando si è sviluppato il crogiolo dello stregone, sicuramente venivano espresse delle intenzioni diverse da quelle di sviluppare se stessi. La dilatazione di se stessi è un concetto estraneo alla ragione. Le intenzioni erano diverse. Qualcuno cercava una qualche forma di potere con il quale diventare importante. Altri sviluppavano delle strategie per costruire migliori condizioni di vita. Altri ancora cercavano di sviluppare capacità psi per stupire. Nessuno sapeva che quanto faceva era la costruzione del proprio crogiolo, di se stessi. Spesso era assente anche il concetto di costruzione di se stessi. Il crogiolo non può esistere per chi si ritiene creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, però quelle intenzioni costringevano la persona a compattarsi, ad organizzarsi, a comprimere la propria energia vitale, ad elencare gli elementi che le permettevano di raggiungere quell'obiettivo. Costringevano quella persona ad esercitare la sua volontà e a praticare le determinazioni attraverso le quali esisteva. La ragione impone all'individuo l'intenzione che ha elaborato, l'obiettivo di raggiungere. Il ragazzo che vuole il motorino lo vuole fortemente, e dal momento che quella concessione viene condizionata dai genitori da un buon rendimento scolastico, al ragazzo si prospettano due alternative: o organizza il suo studio oppure lo ruba.
In entrambi i casi vengono messe in essere due strategie che comunque manipolano le tensioni del ragazzo pur portando la soddisfazione delle intenzioni in direzioni diverse. In ogni caso il ragazzo che si metterà a studiare per ottenere voti migliori per riuscire ad ottenere il motorino dovrà impegnare tutto se stesso per raggiungere l'obiettivo. Quando ha ottenuto il motorino, dopo un primo momento euforico, sentirà che qualche cosa gli manca. Desidererà avere l'automobile oppure il telefonino. In tutti i casi, quando otterrà quello che pensa sia il suo obiettivo, sarà sempre insoddisfatto. Questo è l'effetto che provoca l'intento trasformato in intenzione dalla ragione. La ragione non concepisce l'esigenza e la necessità di espandere se stessa. La ragione non comprende di essere solo parte dell'individuo e non padrona dell'individuo. L'intento trasforma le scelte dell'individuo in un cammino di ampliamento dell'individuo solo nella misura in cui l'individuo pratica la ricerca del soddisfacimento attraverso la modificazione delle sue possibilità attraverso le quali affrontare il mondo. Così chi trasforma merci in prodotti amplierà la sua capacità nella misura in cui modificherà la propria capacità di trasformare merci in prodotti, negherà lo sviluppo della sua capacità nella misura in cui metterà in atto delle strategie attraverso le quali appropriarsi di prodotti trasformati da altre mani. Nella misura in cui l'individuo praticherà la soddisfazione delle proprie predilezioni, l'intenzione della ragione viene modificata dall'intento. In quel momento l'intento prende il sopravvento sulla ragione e impone a questa delle intenzioni sempre più vicine all'intento, sviluppando progressivamente l'individuo. L'intento è un potere divino che attraversa l'intero universo e noi lo dobbiamo L'intento è un potere divino che attraversa l'intero universo e noi lo dobbiamo prendere e diventarne parte per farlo nostro. L'intento spinge l'universo a fondere i cammini di eternità per costruire la coscienza universale alla fine dei mutamenti. Fondere i cammini di eternità è il passo seguente alla fusione del proprio crogiolo con i crogioli di tutte le coscienze che ci circondano e con le quali entriamo in relazione. Ricordo che la relazione è l'intersecarsi dei cammini delle singole coscienze. In fondo, io fondo il mio crogiolo con quello dell'albero, perché gli intenti che perseguiamo sono simili. Dunque, io riverso il mio potere di essere nell'albero e l'albero lo riversa nel mio. Io fondo il mio crogiolo con quello di libertà, concetto astratto per il potere di avere e per la ragione in generale, coscienza di sé per volontà e per il potere di essere. Dunque, libertà si nutre del mio fare e io mi alimento attraverso libertà. Questa fusione continua fin tanto che la mia pratica va in quella direzione. Se io cambio direzione, la fusione dei crogioli si interrompe. L'intento non è descrivibile dalla ragione, in quanto questa deve identificarlo con qualche forma di Dio padrone. Ricordate il volere di Dio? Quando si chiede a qualcuno di indicarlo, spesso si indicano degli effetti dell'intento. L'intento degli intenti, per quanto ci riguarda, è il nostro divenire, la nostra trasformazione. L'intento degli intenti è la costruzione di condizioni favorevoli all'interno delle quali trasformarci. L'intento degli intenti è la fusione dei crogioli con quelli di ogni coscienza di sé, con e attraverso la quale ci trasformiamo. Dati questi intenti, esistono degli intenti che si esprimono nel quotidiano e che chiamiamo intenzioni. I quattro canti del mondo vengono costruiti per la forza dell'intento. Egli chiama la coscienza di sé a fondere i propri crogioli, ad unificare e accomunare le tensioni che spingono al soddisfacimento dei propri bisogni. Io soddisfo i miei bisogni perché mi serve legna per ardere. L'albero deve soddisfare i suoi bisogni crescendo. La fusione del crogiolo consentirà a me di scegliere la legna che non danneggerà quell'albero o non rovinerà quel bosco. Quell'albero forte e quel bosco forte mi permettono di affrontare meglio la mia vita. Io soddisfo i miei bisogni praticando sesso. La fusione del mio crogiolo con quello del partner mi consente di appropriarmi della persona, ma di costruire fusione dopo fusione una crescita infinita. No. Niente, cancelliamo tutto. Io soddisfo i miei bisogni praticando il sesso. La fusione del mio crogiolo con quello del partner non mi consente di appropriarmi della persona, ma di costruire fusione dopo fusione una crescita infinita.
L'intento mi permette di trovare esattamente quanto cerco e quanto mi serve. Mi consente di essere sufficientemente veloce per afferrarlo quando si presenta. La mia vita come apprendista stregone è stata afferrata da eventi casuali. L'intento mi aveva spinto a cercarli e a percorrerli, afferrandoli quando si sono presentati. Le intenzioni di allora non sono le intenzioni di oggi. L'intento le ha modificate ogni volta che ho fuso il crogiolo con le coscienze che mi circondano. La fusione del crogiolo nei quattro canti del mondo non è un'imposizione che facciamo, ma è il risultato di una ricerca. Noi cerchiamo la coscienza che ci circonda, ma la coscienza che ci circonda ci sta cercando e chiamando. Dunque la fusione del crogiolo nei quattro canti del mondo qualifica le coscienze che vi partecipano come dei davanti all'universo, e chi procede, spinto dal vento di intento, deve prenderne atto. Seguire le proprie intenzioni puntando al soddisfacimento dei propri bisogni. Una via alla stregoneria o al paganesimo non si può imporre ai bambini né ai fanciulli. Loro hanno bisogni e impulsi che spingono in direzioni diverse. La via alla stregoneria e al paganesimo sono bisogni di persone adulte che hanno affrontato la vita sviluppando se stessi. Loro percepiscono il vento di intento e sviluppano il bisogno di seguirlo. Nella prossima trasmissione introdurremo il concetto generale di attenzione nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Questo è il concetto di intento. Purtroppo l'intento non si può descrivere per ciò che è, ma per gli effetti che produce. E questa è la cosa più difficile che ci sia, di parlare dell'intento con le parole. Cioè, l'intento agisce sulle azioni, non si può usare parole per descrivere l'intento se non facendo dei flashback su cosa fa l'intento. Cioè, in pratica l'intento è azione. Le persone rispondono all'intento attraverso la loro azione e la loro trasformazione. Pertanto è una cosa difficilissima parlare dell'intento, però non se ne può fare a meno. Cioè l'intento resta un elemento fondamentale. Francesco, prendiamo un attimo la telefonata. Sì, visto qualcuno che ha urgenza, ricordo il numero telefonico. Sei Claudio? Sono Claudio. Io sono Mario, ciao. Ciao, dimmi. Sei quello più piccolo o quello più grande? Perché vi ho visti, no? È il più grande e il più anziano, diciamo. Per vedere, perché mi sembrate due bambini, due ragazzini. Grazie. Siamo anche lato più anziano. Io volevo dire una cosa, no? Il mio problema è questo. Mi senti bene? Sì, sì, sì. Ti sento. Allora, io da qualche anno ho fatto una scelta mia di vivere possibilmente senza fare peccati, senza... Male, una pessima scelta. Va bene, dai. È una battuta, dai. Di avere la coscienza pulita. Di sì, quello ti piace fare. Non sono cattolico, non sono niente, però mi sono messo questa... Ho detto, ma perché, scusami, perché non posso farlo? È un'ambizione, no? Sì. E il mio problema è questo. Ti stai passando attorno, no? Io, se guardo i 10 comandamenti, non ci riesco. Perché il 10° comandamento, io sono sposato a una certa età, però... Quando vado da una cliente adesso che sì, sono un po' vestite, diciamo, io per un qualche attimo la desidero, ho un desiderio, no? Vorrebbe vedere che non fosse così. Va bene, ma questo è un peccato. No, chi lo dice? Io dovrei dire ogni volta 3 Ave Maria e 3 Salve Regina. Oh, problemi tuoi a questo punto, scusami, Cioè, se tu ritieni che questo sia un peccato sono dei tuoi problemi, io dico che è un desiderio normale e naturale. Dopodiché ecco. Dipende dalle tue azioni. Sì, però è un peccato che tu ti fermi sulla desiderare. Perché finisce tutto là, dopo io vado a casa, magari parlo con mia moglie e ne arriviamo su. Però sono quei 2-3 attimi, io vedo quella pubblicità del caffè, anche col pensiero. Hai capito? Sì, ma guarda che quelle sono tutte cose normalissime, naturalissime, guai se cioè, non ci fossero. Anzi, l'assurdo è cioè, creare una valutazione divina su queste cose. Nel senso che è assurdo valutare la vita con dei principi che sono astrusi. Come può un Dio che non ha un sesso, che non ha un corpo, giudicare chi ha un corpo? È assurdo. So, però io, 30 anni fa, quando frequentavo un po' la chiesa, e quello è un grave peccato, ad esempio. Tre Ave Gloria ogni volta che provavo questo desiderio. La chiesa ti fa morire sulle fobie sessuali e sulle varie fobie. Dopodiché ti colpevolizza perché tu gli istinti li hai comunque, perché sei una persona umana, cioè sei una persona. Comunque non sono un mostro, perché non è mai successo niente, penso che ci saranno anche gli altri questi problemi, certo, no? Certo, ma non è un problema. Allora vorrei adesso sentire uno di quei cattolici che
perché voi magari siete dalla parte mia. Io ho pensato, non rubare mi va bene, non ingannare, però insomma il desiderio non è che lo posso reprimere. Al limite sto buono, conto fino a 30, ci scherzo sopra. Vedi, però vedi amico mio, c'è una cosa normalissima, riesco comunque a controllarmi, non è che faccio qualche tiro da matto. No, ma va bene così, guarda che quello è la vita normale. E adesso vorrei sentire qualche persona di quei che così sono contro di voi che mi dicesse che cosa devo fare, non so, no. Se devo evitarmi oppure si devo dire dei patere ave gloria ogni volta. Vabbè dai Mario. io sono un calcolatore, penso sempre che sì, però ho già una bella moglie a casa e tutto sommato. Guarda, è normalissimo, sono le cose più normali che esista, e giustamente tua moglie farà di pensierini anche su qualcun altro quando lo vede. Guai se non fosse così. Questo non significa che non si sta bene assieme, che non ci si piace. Va bene, vi saluto e vi ringrazio. Ciao. Sentiamo ciao. Cosa ne pensano anche gli altri. Ciao. Ecco, io vorrei rilanciarmi una cosa, al discorso ad esempio che ha fatto appunto Mario. L'altra volta un'ascoltatrice aveva parlato di amore psiche, benissimo, per chi non ricorda, amore psiche, psiche è una fanciulla, amore sarebbe Cupido. Benissimo, Venere, invidioso della bellezza di Psiche, mandò Cupido affinché facesse innamorare Psiche dell'uomo più brutto di questa terra. E Cupido andò per fare questo compito, ma si innamorò lui di Psiche. E di conseguenza, cioè, come vedete, alla bellezza non si può resistere, ed è anche brutto resistere alla bellezza. Ma già nel paganesimo questo è ammesso, cioè un dio incaricato da un altro dio di compiere un qualcosa non riesce a compiere perché lui stesso diventa schiavo dell'amore, diventa appunto, arriva lui a essere sedotto da un corpo fisico. Cioè, noi nel paganesimo abbiamo tutta una raffigurazione continua di queste cose. Cioè, io ho citato tante volte l'esempio di Ateone che fa di tutto per andare nel bosco per vedere Diana nuda. Cioè, questo è un desiderio che è insito nell'uomo, ma nessuno ha mai pensato nel paganesimo di andarlo a codificare, di andarlo a condannare, anzi di esaltarlo, perché è una funzione, è una cosa normalissima. Cioè, di conseguenza, io non ho costruito neanche un peccato. Io potrei dare consiglio a Mario di prendere le Bibbie, visto che si può riciclare la carta, e buttarle tutte quante nei cassonetti, cioè, perché questo è una maniera di liberarsi, cioè, nel senso che già il codificare un qualcosa, il scriverlo, il porlo in maniera limitata è sempre riduttivo, insomma, anche perché insomma, questi 10 comandamenti sono delle grandi invenzioni. E facciamo un altro per dire l'esempio classico del non fornicare. Cioè, noi ci chiediamo dove viene il comando non fornicare, cioè, tantissimi se lo chiedono. Benissimo, questo termine non fornicare viene dal termine latino fornix, che erano i forni, che erano gli ingressi del Colosseo. Allora adesso vuol dire che Cristo, il Dio, quando ha dato il comandamento a Mosè, avesse presente che ci fossero già i forni del Colosseo dove le coppie andavano a nascondersi. Allora vuol dire che questo Dio non c'è, che c'è qualcuno più astuto che crea i comandamenti ad arte per sottomettere gli altri, perché cioè, alla fine è solo una sottomissione. Cioè, sarebbe andato, è troppo semplice andare a scomodare, ad esempio, tutta quanta la psicanalisi per dimostrare che agendo sull'impulso sessuale, sul desiderio, riesce a controllare e crea delle persone controllabili e labili. Io invece, siccome sono un po' diverso da Francesco, voglio mettere il dito su un altro aspetto che per me è importante. Cioè, chi legge i 10 comandamenti? Quei 10 comandamenti, io voglio sapere questo, Dio rispetta i 10 comandamenti. Cioè, il problema è questo, una legge va fatta per costringere il più forte a far giustizia rispetto al più debole. Ma se quella legge non serve al più forte affinché faccia giustizia, quella non è legge, quella è un vero e proprio sopruso. I 10 comandamenti sono una porcheria, sono un sopruso, sono una vigliaccata, una porcheria. Dal primo all'ultimo, al di là di ciò che recitano le singole parole, sono una porcheria perché hanno lo scopo di ratificare il potere, il comando, il dominio del più forte sul più debole. Per cui costringe gente come Mario a aver paura perché lo rivede una bea fia, che piace, che bea, che quasi quasi. Cioè, capisci? E vanno a colpevolizzare le persone indifese, le persone che hanno dei pulsi sani. Ricordate quanti bambini hanno massacrato perché si masturbavano, perché avevano i loro impulsi, cazzo, come ha qualsiasi persona al mondo che ha diritto di averli, che ha diritto di cercare soddisfazione, che non ha diritto a fare violenza, ma che ha qualunque diritto che ci sia. Bene, i 10 comandamenti sono una vera porcheria
perché tendono a essere imposti dal più forte sul più debole, perché il più debole si mette in ginocchio. Sì, e appunto la cosa peggiore è che non sono modificabili. Pronto? Pronto? Sì. Ciao ragazzi, sono Simone. Ciao. Premetto che non condivido i vostri pensieri, comunque visto che sei in argomento approfitto della vostra trasmissione per esprimere il mio pensiero, se mi è permesso. Sì, sì. Allora, un piccolo aneddoto che mi racconta mio nonno. Mio nonno ha circa 80 anni quasi, e all'età di 20 anni si partiva per la seconda guerra mondiale. E niente, le sta messo su un treno e spedito in Grecia. A Brindisi il treno che ha traghettato, e di conseguenza il giorno dopo si sveglia e si trova in Grecia. Mio nonno, essendo cresciuto su una società cristiana, la nostra praticamente, e di conseguenza indottrinato, intriso profondamente sulla religione cristiana, fedele ai 10 comandamenti, pensava appunto al primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. Il giorno dopo arriva in Grecia, si sveglia, guarda per il finestrino del treno e vede delle persone vestite di nero con una specie di tuba in testa, no? Un cappello cilindrico, ieri preti ortodossi, no? E che dice a un ufficiale che aveva in fianco, e gli dice: guarda che cuochi strani qua, gli si vestì di nero. L'ufficiale che dice: guarda che questi qua non sei cuochi, questi qua sono i preti di questa region qua. E mio nonno che dice: guarda che te sbagli, perché è il prete, ma spiega 10.000 volte che non avrai altro Dio all'infuori di me. E gli dico, purtroppo, non avendo mai studiato a scuola e non avendo mai avuto possibilità di girare il mondo, non te sa che Gesede e altre religioni come la tua ne esistono tante altre, l'islamismo, il buddismo, indiani d'America, i gavevi totem, ognuno crede in qualche cosa. Era mio nonno che ti ripete: guarda che i comandamenti se 10, se pochi, se veramente ed estremamente chiari. Non avrai altro Dio all'infuori di me, punto e basta. Insomma, morale di favola, da quel giorno là non ho più creduto sulla religione cristiana, andando avanti con me che il capodesto, e ancora continua tra mille difficoltà, perché purtroppo una persona senza religione, cioè un ateo, ha dei grossi problemi di fronte ai dubbi. Ogni religioso ha dei dogmi che spiana tutte quante le difficoltà, mentre uno che non crede in niente tranne che in se stesso, davanti a un dubbio o gli trova la soluzione o rimane col suo dubbio, di conseguenza la vita è molto più difficile. Comunque niente, volevo portare a conoscenza gli altri di questo episodio qua, che per me è fondamentale. Vamos. Sì. Okay. Ciao ragazzi. Ciao. Beh, il fatto che il nostro ascoltatore qua Simone citi il primo comandamento è già significativo, perché il fatto stesso che il Dio dica non avrai altro Dio all'infuori di me, non dice non avrai altri falsi dei, dice non avrai altro Dio all'infuori di me, vuol dire che lui stesso è costretto ad ammettere che esistono altre divinità e che di conseguenza lui pone un divieto, cioè nel senso è un discorso di anticoncorrenza. Cioè... Guarda, sta roba qua adesso noi la stiamo dicendo, oggi è il 1998, però la dicevano già nel primo secondo secolo dopo Cristo gli gnostici, cioè quando scrivevano Giovanni Apocrifo, vede, si è sputanato, si è sbugiardato. Sì, ma infatti il Dio cristiano si è sbugiardato perché ha detto che ci sono altri dei. Sì, no, perché il fatto stesso che se lui che è Dio, che sa tutto, per logica dice, vabbè, io non ho problemi, tanto ci sono soltanto io, di conseguenza non posso andare da nessuna parte. Invece lui ti dice, come prima cosa, fa, non avrai altro Dio al di fuori di me. Vuol dire che sa che lui ha la concorrenza, di conseguenza cerca di bruciare la concorrenza in questa maniera. E ora, veramente è un Dio bello stupido, cioè questo la dimostra chiaramente che il Dio dei cristiani è un Dio provinciale, cioè nato nei massi fondi della Galilea, che se rimaneva lì poteva anche essere tollerato, cioè nel senso che non è che noi ce l'abbiamo col Dio dei cristiani, cioè se rimaneva, come poteva essere il Dio di un semplice zona, un Dio geografico, un Dio provinciale, nessuno va a contestare. Nel momento in cui lui vuole l'esclusiva, logicamente i pagani si rifiutano. Comunque, cioè, quando ci si accorge che esiste la menzogna, esiste sempre un casino. Posso dare un'ultima risposta, sì, amico qua? Io dico una cosa, vivere col dubbio non è difficile, cioè
È giusto vivere coi dubbi. I pagani e gli apprendisti stregoni hanno sempre il dubbio, perché sanno che lo sconosciuto è sempre maggiore di quello che conosciamo. Esatto. Noi siamo pieni di dubbi, nonostante questo viviamo benissimo, andiamo alla ricerca di risolvere anche i dubbi. È un'avventura. Sì, no, basta appunto pensare anche a una semplice cosa che alcuni, per esempio, ricordano, fa che esistevano, ad esempio, le dì al Dio sconosciuto, non all'unico Dio, cioè a un Dio che continuamente poteva manifestarsi. Che ciao, poteva... Giampaolo. Ciao. Ciao. Ciao, Francesco. Ciao. Ciao. Mi viene a mente una cosa, che la fantasia in un uomo penso che abbia una grande importanza, una grandissima importanza. E tu, Dio, mi hai dato una fantasia che ti si rivolta contro a un certo punto. Perché se io immagino un altro Dio, neanche la fantasia che mi hai dato è solo tua. E allora crolla tutto, insomma. A un certo punto io mi chiedo se un Dio onnipotente può crearmi con qualche lacuna. Con questo vi lascio, ragazzi. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao Giampaolo. Sì, beh. Va bene, è commentabile. Sì, beh, Giampaolo fa sempre degli interventi corretti. Io voglio ricordare un esempio molto significativo che abbiamo nel paganesimo. Tutti hanno presente, ad esempio, l'uccisione di Cesare, cioè dell'imperatore Cesare. Benissimo, l'imperatore Cesare è morto nel marzo. E a febbraio si tiene la festa dei Lupercali. La festa dei Lupercali era un'antica festività romana che veniva conservata fin dall'antichità ed era sempre considerata una manifestazione religiosa. Scusa Francesco. No, ma pure dopo io finisco. No, perché io ho fatto una riflessione sulla prima telefonata, no? Cioè, intanto un po' fa ridere pensare che se uno fa un peccato perché desidera un'altra donna, no? È sposato, eccetera, quindi desidera un'altra donna, dice fa. E allora sto peccato lo lavi via con tre patre ave gloria. Non so, insomma, se non è una barzelletta questa. Perché allora se tu hai fatto un peccato, intanto io vorrei sapere una cosa. Che peccato ha fatto? Prima se esistono i peccati. Seconda cosa, semmai se lui per esempio desidera un'altra donna, no? Sentirà di aver tradito sua moglie o aver fatto un dispetto a sua moglie, se per caso lui dicesse, beh guarda, questa qua la metterei al posto di mia moglie, cioè, sono affari suoi in un certo senso, no? Però dico, al limite, se sua moglie per esempio intende il matrimonio come un'esperienza a due e basta, al limite sapendo che lui magari desidera altre donne, questo bisognerebbe che lui parlasse con sua moglie, potrebbe anche dargli fastidio, perché ci sono anche donne che non gli fa nessun effetto per esempio avere il marito che desidera anche un'altra donna, io ho sentito anche queste confessioni per esempio. Addirittura ho sentito una volta una donna che, siccome lei era malata e non poteva avere rapporti con suo marito, lei addirittura capiva qualche scappatella del marito, insomma, la comprendeva, capito? Ecco, per me è assolutamente, cioè, non mi dice assolutamente niente questi problemi, sì, ma voglio dire, strani, capisci? Ma lui diceva, siccome mi provo con angoscia quasi, no? Sentirmi, sì, non so, di fronte a un'altra donna e desiderarla, e allora la Chiesa ti dice è peccato. Ma allora dico, ma il peccato non sarebbe semmai contro Dio, sarebbe contro sua moglie, cioè il peccato io lo vedo sempre contro un'altra persona, mai contro Dio. Se io faccio qualche cosa che non funziona... Ma come lo vedi tu o come lo vede la Chiesa? Sì, come lo vede anche, come lo vede la Chiesa in un modo, come lo vedo io un altro, e come sarà il senso generale, non so, a questo mondo di porsi davanti a questi problemi, non lo so. Che opportunisti che siete, sì. Che opportunisti. Questo si gioca di astuzia. Però insomma, penso, per esempio, se tu, i peccati, ci sono tanti peccati, no? Anche peccare contro, per esempio, la natura intesa in senso, non so, terra, alberi, non esistono peccati contro la natura. Esistono degli errori, sì, che l'uomo può compiere, o delle valutazioni errate, ma questo qua è... Claudio, sì, scusa Francesco, se tu tagli gli alberi a una montagna, no? Sì. E poi vai a confessarti dal prete e dici io ho fatto un peccato contro la natura perché ho tagliato gli alberi della montagna, e lui ti assolve. Il prete si mette a ridere. No, ma sta attento. Sta attento, la natura non ti perdona mica perché quando piove poi la montagna ti viene addosso. Ovvio. Cioè tu non puoi chiedere perdono per un peccato, perché in natura il perdono non esiste. Se tu sputi per terra... Come non esiste il peccato in natura? Come non esiste? Non esiste neanche il perdono.
perché quello che fai esiste l'uno non esiste l'altro, no? Appunto. E allora se cominciamo a ragionare così, non abbiamo bisogno di altri schemi, secondo me. Infatti. Cioè mettiamoci il cuore in pace, alle volte facciamo un ragionamento sano, no? Perché poi mi viene da ridere, perché hai fatto un peccato, no? Che tra l'altro, guarda, all'interno dei comandamenti della Chiesa, desiderare un'altra donna, per esempio Gesù Cristo lo diceva, no? Basta solo desiderare che tu hai già peccato. Era severissimo. Era severissimo su questa. Ah, il peccato e il desiderio è una cosa. A parte che poi vorrei suggerire a Mario di andarsi a leggere La vita sessuale dei papi, che ne hanno pubblicizzato abbastanza su questa radio. Ricordi sempre che il Papa è Dio in terra. Posso farti una battuta? Sì, dai, dimmi. Io mi ricordo di aver letto una volta un libro di un ex prete e poi ho conosciuto alcuni preti che, no, cioè, che mi hanno fatto delle confessioni quando sono usciti dalla loro realtà, anche preti molto anziani. E questo prete diceva: fa, la vita sessuale dei cristiani non può interessare un sessuologo, al massimo può interessare un veterinario. Aspettiamo tutti i pareri. Questo è un ex sacerdote, l'ha scritto. Ma però io dico, ma sta attento, ma se io ho desiderato un'altra donna e sono sposato e dico tre pater ave gloria, sono a posto o no? Ecco, il mio problema, io lo sposterei, perché Mario invece è più forte, più bravo, più intelligente, perché lui va a fondo. Io invece vado un po' sui particolari, ma devo credere che se dico tre pater ave gloria, se ho desiderato una donna, come sono a posto? Chiama questa trasmissione? O no? Marta, come si chiama questa trasmissione? Sì, senti. Si chiama Magia Stregoneria Paganesimo. No, il cliente ha sempre ragione, mi dispiace, Claudio. Poi adesso siamo verso l'estate, la primavera quasi passata, perché il caldo. Quindi devi fare le trasmissioni balneari anche tu. Quindi, sì, come no? Sono ancora più pesanti quest'estate. Allora io adesso rimando indietro la domanda a Mario. Ma Mario, se io dico adesso, desidero un'altra donna, va bene, in questo momento desidero Claudia Schiffer, se dico tre pater ave gloria, sono a posto o no? Va bene, io voglio un'altra risposta. Ciao, vi saluto. Ciao. Oh ragazzi, si è chiara una cosa, qua non sono mie trasmissioni dei cattolici. Non è mica Radio Maria questa, Trasmissioni, queste domande fatele per piacere a Radio Maria, il prete avrà delle risposte da dare, cioè fate la vostra religione. Se vi ascolterà, soprattutto. Cioè, inutile che mi raccontate delle cose che per me sono inesistenti, certamente assurde, che non hanno nessun senso. Cioè, il peccato e il perdono sono cose che non esistono, cioè, sono cose veramente delle aberrazioni infami. Per cui mi chiedete a me delle cose che sono bubole. Io l'ho detto altre volte, torno a ripetere, cioè, per noi pagani si potrebbero prendere la Bibbia e 2000 anni di teologia, buttarli nella spazzatura e non perdere niente, anzi guadagnarci. Voi pensate questo, che nel Tempio del Cosmo che sto leggendo adesso, no? Che ti dico, ripeto, è il nostro, addirittura i sacerdoti egiziani dicevano ai greci, quando parlavano dei loro dei, non della filosofia della sapienza del paganesimo, ma parlavano dei loro dei in forma umana, dicevano che loro erano dei bambini, che non capivano niente. Cioè, rendetevi conto di questo, cioè. E pensate un po', dirlo a loro che avevano molti dei, che poi leggendo i miti possiamo capire anche la sostanza e la grandiosità della religione, dirlo a loro, pensate un po' al cristianesimo che non ha niente, se solo acqua marcia, appunto, se fatta da una cozzaglia di ignoranti. Per cui pensiamoci un po' a che livello siamo, se come se Aniati ne presenti questa roba. Cioè, veramente, guardate che io mi sto vergognando di dire il patto di Nazareth, ma perché gli sto dando più valore di quanto è in realtà. Sì, tanto è squallido il personaggio, tanto è squallido l'immagine che ne hanno i cristiani. Cioè, in fondo il cristianesimo è la discarica dello spirito, della vita, cioè è il lato peggiore. Logicamente, quando uno ha delle immondizie cerca di buttarle via, mica se le trascina dietro, se le porta dietro, cioè cerca di eliminarsi, logicamente. Poi speriamo che la terra le rigeneri. Sì, ecco. Sarebbe l'ideale riuscire ad annientarle, farle sparire, ma sono anche, cioè, la Bibbia, il cristianesimo e il monoteismo sono dei rifiuti tossico-nocivi. Da qualsiasi parte vadano, fanno solo danno. Di conseguenza, cercare l'ideale è di trovare un contenitore in cui faccia il meno danno possibile. Purtroppo ci sono e noi abbiamo il problema di
come tirarli via? Logicamente è un problema di nettezza urbana, ma la vita non si costruisce sulla nettezza urbana, è un aspetto secondario, è un rifiuto, è un rifiuto derivato, di conseguenza purtroppo c'è e noi pensiamo... Purtroppo le persone devono affrontare queste cose, ancora hanno l'immagine dei comandamenti, ancora l'immagine della creazione, ma vi dirò di più, cioè, negli Stati Uniti è dovuto intervenire la Corte Suprema per dire, oh cocchi... Qua il creazionismo è una bubola, bisogna insegnare l'evoluzione e i dati scientifici dell'evoluzione, perché il creazionismo non esiste. La Corte Suprema, perché? Perché la mafia cristiana sta agendo sulle scuole, specialmente sulle scuole private, per costruire imbecillità. Costruisce imbecillità, costruendo imbecillità ha individui da poter commerciare, da poter vendere, perché siccome gli individui stupidi non hanno delle che non hanno cognizioni, che non hanno dati, che non hanno cose, elementi su cui ragionare, sviluppare il loro pensiero, sono gestibili, hanno bisogno del potere, hanno bisogno di imporre, hanno bisogno della violenza, queste persone sono gestibili. È dovuto intervenire la Corte Suprema degli Stati Uniti, ma andiamo i numeri, a questi punti siamo arrivati. Ecco, io voglio esempio anche ricollegarmi come esempio di un comportamento pagano. E sempre perché l'ascoltatrice l'altra volta aveva sollevato il discorso di amore psiche. Benissimo, psiche aveva avuto l'incarico da Venere di dividere una montagna grossissima di semi. Lei, psiche, non cercò un aiuto divino in questo, di fare queste cose, cioè o un aiuto esterno. Cosa prese? Chiese l'aiuto delle formiche e le formiche l'aiutarono a dividere questi semi. Che vuol dire? Il paganesimo ti insegna. Hai le risorse che sono su questo mondo, le cose che esistono ti possono aiutare, le cose che non esistono non possono farti niente, non possono avere un aiuto. Cioè, pregando un Dio, sbaglio. Fatti una domanda. Chi parla? Gianni. Dimmi. Senti, secondo me a livelli alti nella Chiesa, loro la religione non gli crede. Secondo me la religione viene usata, intendiamo il gruppo dirigente della Chiesa, no? Viene usata come strumento di addestramento dell'uomo all'obbedienza, cioè è un servizio che la Chiesa fa al potere per avere dal potere politico, vantaggi che tutti vedemo sotto i nostri occhi, no? Cioè la Chiesa con la religione addestra l'uomo all'obbedienza, alla sottomissione, cioè addestra l'uomo a essere un cosiddetto bravo cittadino che non si ribella al potente, no? Per fare questo, scusa, io non ti sento per aria. Non so questo, avrei molte cose da dire. Ma io da molti segni vedo che è così, non credo assolutamente che a livelli alti loro credano effettivamente alla Chiesa. Ah, ma no, infatti non ci credono, per loro è un giochino. Ma sì, ma non solo, sotto gli occhi di tutti, perché guardi come fa una religione nel mondo, esegnò 1600 religioni, sembra che siano apparse sulla faccia della terra, no? Nessuna di queste è riuscita a dimostrare che un'altra è falsa, no? Nessuna, nemmeno voi, Qui dimostrare, non dire, perché tutti quanti dicono che la loro è la vera, dimostrare. Ma esiste anche la logica, Ma ecco, ma comunque io dico che, per esempio, se il Papa fosse veramente convinto che la sua religione è quella vera, la Papa, il Vaticano e tutto quello che vedo io, non si capirebbe come mai abbiano un atteggiamento così tollerante, così addirittura di aiuti, gli costruiscono anche la moschea, a chi è proprio contrario alla religione cristiana, insomma. Cioè, la religione per loro è uno strumento di addestramento dell'uomo alla sottomissione, del bravo. Infatti è quello che diciamo del cristianesimo, di questo. Sì, sì, ma... Però è un po' più complesso la faccenda. Ti ascolto per radio se vuoi approfondire. Grazie, ciao. Ciao. Allora, vediamo un po', dico due parole io, poi parti tu. Il problema è questo, il cristianesimo è pulsione di morte, è distruggere i campi vitali all'interno dell'individuo e metterlo in ginocchio. Il problema è questo, non è che la Chiesa cristiana addestri l'individuo a essere un bravo cittadino, ad essere obbediente.
a destra a distruggere il sistema sociale, distruggendo la capacità dell'individuo di determinare se stesso. Cioè, noi possiamo avere un sistema sociale ricco di contraddizioni, ricco di ipotesi e che marcia per espandersi, sia in conoscenza, in sapere, in determinazione, in volontà, o possiamo avere un sistema sociale povero di individui menomati, di individui tarati anche sessualmente, con le fobie, eccetera, che è possibile gestirlo dal punto di vista militare. Cioè, anziché gestirlo dal punto di vista della conoscenza, del sapere, della consapevolezza, si può gestire dal punto di vista militare. La Chiesa Cattolica non fa altro che distruggere quello che è l'energia vitale, il campo vitale degli individui, impoverirli dal punto di vista del sapere, della conoscenza, della determinazione, del vivere, dell'affrontare la vita. Impoverendoli, costoro sono costretti comunque a sopravvivere e comunque costruisce un sistema sociale che è povero, che è menomato, che è pieno di fobie. Questo è il suo scopo. In quel sistema povero, ricco di fobie, la Chiesa Cattolica può dominare. Mentre invece in un sistema sociale dove le persone determinano se stesse, ricercano il sapere, la conoscenza, hanno il divino dentro che li sputa da ogni poro, quelle persone non sono accettate, quelle persone vanno messe sui roghi. Sì, ecco una cosa che volevo appunto aggiungere. Lui diceva che esisteva questo rispetto verso le altre religioni, cioè i cattolici permettono la costruzione delle moschee, ma questa disponibilità esiste solo verso le religioni tipo monoteistiche, cioè quelle che hanno un unico Dio come riferimento e di conseguenza si rifanno a un unico modello. Difatti appunto la disponibilità per il dialogo è verso l'Islam ed è anche verso l'ebraismo. E di conseguenza loro sanno che alla fine possono trovare un accordo perché hanno un unico riferimento e che di conseguenza questo gli serve. Poi il discorso che la Chiesa serve al potere o il potere serve alla Chiesa è uno strumento di potere non indifferente, ma teniamo conto che moltissimi dei principi economici, come quello ad esempio della superiorità del mercato, viene dalla concezione del Dio unico, cioè esiste un unico Dio, esiste un unico valore, perciò esiste nell'economia un unico valore che è il mercato. Di conseguenza starei ben attento nel suddividere le due cose, su queste cose si vanno a mescolare e in base a un principio religioso se ne crea un altro, un principio sociale o un principio economico ben pericoloso. Ecco, io... Pronto? Sì, beh. Ciao Nicola. Tu puoi mettere una cosa? Eh? Tu puoi mettere una cosa? Non mi capisco, sa. Tu puoi mettere una cosa, musica? No, non metto musica. Niente. No. Ecco, allora prima di lasciare il tempo a Claudio per la rassegna stampa, visto che vi ricordo che per 8 per 1000, anche perché non sappiamo dove va l'8 per 1000, benissimo, partiamo da una notizia, la data del Corriere della Sera, il venerdì 15 maggio, e la notizia ANSA riportata fa. Ruanda, 36 preti autori di genocidio, alcuni si nascondono in Italia, sono almeno 36 i preti cattolici accusati dall'organizzazione umanitaria African Rights di aver partecipato al genocidio in Ruanda nel 1984, quando più di 800.000 persone furono massacrate. La maggior parte dei sospetti avrebbe trovato rifugio in Italia, Francia e Belgio. African Rights ha inviato una lettera al Papa per chiedere di rivedere la sua posizione sul ruolo della Chiesa sul genocidio in Ruanda e chiedere aiuto nella ricerca dei colpevoli. Aspetta un attimo, dimmi. No, volevo dire che ho sentito, dato che ho sentito intervenire sul discorso del 740 lì, no? Sì, sì. Ho sentito che, non so se è vero o no, che addirittura che uno faccia la firma o che uno non faccia la firma vanno a percentuali. Sì. Cioè, e sicché non è che magari la firma, non so per dirti di poche persone magari che non firmano, ecco, e bisognerebbe essere tanti a non firmare perché vanno proprio a medie. Sì, sì, ma infatti questo è vero. Praticamente che uno firmi o che uno non firmi è quasi per dirti insomma se li prendono lo stesso, insomma. No, spiego com'è la cosa. Per dirti, ecco. Sì, no, ti ascolto per radio. D'accordo. Ciao. Salve, buona trasmissione. Ciao. Spieghiamo una cosa del corso dell'8 per 1000 che è fondamentale. Cosa succede? L'8 per 1000 viene distribuito in percentuale in base alle persone che hanno sottoscritto, cioè nel senso, poniamo il caso, su 100 persone 50 non sottoscrivono, benissimo, queste persone vengono tirate fuori dalla media, quelle 50 che hanno sottoscritto vengono fatte la percentuale, se ad esempio di queste 50 una parte ha firmato per la Chiesa Cattolica, in base alla percentuale su quelle che hanno firmato si andrà a fare la ripartizione. Praticamente vuol dire questo, Francesco, se ci sono 10 miliardi, cioè ci sono delle persone che non firmano,
il 10% che ha firmato per lo Stato si prende il 10% di chi non ha firmato, il 90% che ha firmato per la Chiesa Cattolica si prende il 90% di chi non ha firmato. Cioè, nel senso che la percentuale viene fatta, non sono tutti quanti gli aventi diritto, cioè nel senso ci sono 30 milioni di contribuenti, facciamo l'ipotesi, non si fa un calcolo sui 30 milioni che hanno espresso o chi ha espresso, solo chi ha espresso il desiderio determina le percentuali. Per cioè, questo è importante firmare per lo Stato. Sì, esatto, perché questo qua toglie soldi allo Stato. E dopo, ve lo voglio ricordare che qualcuno fa la campagna dicendo tanto gli danno stesso i soldi. Non è vero, perché ad esempio i soldi dell'8 per mille allo Stato vengono utilizzati anche per altre cose. L'esempio più clamoroso l'abbiamo avuto lo scorso anno con l'operazione in Albania. L'operazione in Albania è stata finanziata con l'8 per mille destinato allo Stato. E comunque ha fatto meno danno che non se fossero andati per esatto, in Albania, cioè, si può criticare tutto quello che si vuole all'intervento in Albania, però i soldi dell'8 per mille di chi ha firmato per lo Stato sono stati utilizzati per pagare la missione di pace in Albania. Cioè, questo dimostra che non è vero che in qualsiasi caso li danno alla Chiesa Cattolica. Tenendo conto della fame di soldi che è il nostro Stato, penso che qualche soldino se lo tenga pure in tasca. Perciò tirateli via i soldi. Ecco, torno sull'esempio del discorso del Ruanda. Allora, sempre dal Corriere della Sera dice, fa, preti che accusano altri preti di aver partecipato al genocidio dell'84, in cui furono trucidati 1 milione di tutsi, prelati che denunciano il Vaticano e li imputano di aver provocato le divisioni etniche. Cioè, questa qua non è affermazione mia, ma è l'affermazione che voi trovate sul Corriere della Sera di sabato 16 maggio a pagina 11. Cioè, questo qua è già significativo. E tenendo conto che qua si parla di 36 persone, 36 preti cattolici che avevano partecipato al massacro, di conseguenza la gravità è enorme, e tenendo conto che questi preti, secondo l'accusa che fa l'African Rights, si trovano in Italia, sono in Italia. Io adesso mi chiedo chi è che li mantiene, non penso che abbiano dei mezzi finanziari per mantenersi per conto proprio, di conseguenza quando si va a destinare l'8 per mille cerchiamo di fare meno danni possibili, non diamoli soprattutto alla Chiesa Cattolica, perché è pericolosa. Come ripeto, non dateli ai protestanti, perché i protestanti sono la stessa cosa. E io ho ricordato, torno a ripeterlo, visto che anche d'attualità, il discorso dell'Indonesia. Beh, l'Indonesia, nella parte orientale della Nuova Guinea, che si chiama Iria Occidentale, i missionari protestanti stanno distruggendo completamente le comunità che sono rimaste al di fuori dell'ambito cristiano. Ci sono delle buone speranze, perché io ho visto un documentario ultimamente in cui si diceva che alcune missioni le hanno chiuse, perché pur essendoci la presenza di una famiglia di preti protestanti, in 15 anni non avevano convertito nessuno. Cioè, e questa è già una buona notizia, però giustamente non diamogli i soldi, facciamoli tribolare, facciamo che almeno chi non ha avuto, o chi ha avuto la fortuna di non avere a che fare con il cristianesimo fino adesso, se ne stia in pace. Perché che senso avrebbe andare a portare il cristianesimo della gente che non ne ha mai avuto bisogno? Allora, cerchiamo di non finanziare nessun cristiano. Cioè, vabbè, può dispiacere di dare soldi allo Stato, però è il male minore, di conseguenza facciamo uno sforzo e non finanziamo chi è pericoloso. Lascio la parola a Claudio. Sì, io volevo continuare un attimo per concludere un pochetto questi discorsi qua. No, concludere, non li concludiamo per niente, perché si è solo aperti, si è sempre all'inizio. Sono sempre non aperti. Non saranno mai conclusi, no, ma voglio chiarire questo. A noi dei comportamenti dei cattolici non ce ne fregherebbe niente. Il problema è questo, il problema è che il paganesimo antico, uno dei suoi pecchi, uno delle sue mancanze, era che mancava della descrizione del male. Cioè, nel paganesimo antico il concetto di male non esisteva, perché non esisteva neanche il concetto di bene, cioè la vita era quella che era fatta di contraddizioni, era fatta di lavoro, era fatta di modo di essere affrontata. E anche se delle cose che chiamiamole male, cattive, perverse, c'erano, c'era sempre il modo di compensarle, o comunque succedevano sempre dei fatti che andavano a cancellarle, per cui non c'era mai un male che soffocava, un male che distruggeva in assoluto la vita. Qui stiamo parlando di un processo storico che è durato 2000 anni, cioè un processo storico che ha distrutto la capacità dell'essere umano di costruire pensiero, di costruire magia, di trasformare la vita stessa in magia. Ma voi vi pensate che ancora, cioè il concetto di magia ancora è legato ai demoni, che è un'imbecillità che non esiste. Cioè veramente c'è voluto violenza, torture, cioè per costruire questo tipo di concetto. Per cui la vita legata alla magia è stato distrutto come concetto con i roghi, con le torture, con le violenze, con le infamie peggiori che esistessero. E il paganesimo non aveva il concetto di male. Per cui noi non è che ce ne fregherebbe tanto del cristianesimo, però ci interessa
che sia chiaro quello che è il concetto di male, quello che è il concetto di perversione, perché riconoscendolo è l'unico modo per cancellarlo. Per cui non è che noi facciamo una battaglia anticlericale, noi facciamo una battaglia per la costruzione del paganesimo politeista e dei percorsi di stregoneria. Però questi non possono avvenire se non si individua perfettamente ciò che è il male. E come vi ho detto, il male non è l'azione del prete che ammazza i tuzzi, quello è eclatante, quello lo vediamo. Il male è nell'ideologia, è nel pensiero, è quello che porta il prete ad ammazzare i tuzzi. Sì, beh, il prete ammazza i tuzzi perché è il Dio che gli ha insegnato, è il Dio che l'ha abituato. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio. Ciao. Stai sentendo una roba? Ciao, come si chiama tu? Francesco. Cos'è così? Sì, Francesco. Ah, Francesco, ciao. Ciao. Stai sentendo una roba? L'altro giorno, no, te lo sentivo, ma dopo cosa vuoi andare via, che ti dicevi che nel Teraglio, nella villa, che non mi ricordo il nome. Ah, Tivan, sì. Si sta trovando i segnetti. Lo titulai, sì. Simboliche, diciamo, sì. No? Esatto. Pagane. Pagane? No, no, no. Don Fiore si è divertito o il prete che gli ha fatto il furbo. Va bene. Sta sentire un attimo, mi pare che proprio ai barchi, dove che una volta era Villa Krull. Sì. Ecco, una volta era fabbrica dei Scoe ancora tanti anni fa. Perché mi sono nata da chi Parazzi e mi ricordo benissimo, no? Si sta trovando lo stesso, no, dei segnali, diciamo, sì, che non si sa. Che forma, che polvere, che mitologia, chi sì, ancora. Comunque no, da mitologia pagana mi piacerebbe che una volta ti dassi una illustrazione come che si serviva, diciamo, il nazismo dal mito ai vastiche, ai rune che c'era. Ti sa che ogni simbolo che aveva un dio? Te lo spiego subito, anche se non è quello che tu speri di ascoltare. Te lo spiego. No, Claudio, guarda che non sei domande cattive che ti faccio. No, no, non sei cattive. E se domande legittime, che per usufruire, no, diciamo, di certe mitologie, se si serve di tutto. Sì. Perché passiamo, no, appunto, dal dio sole al dio lupo, passiamo dal dio tuono, e ti sa benissimo a cosa che mi voglio riferirmi, a una tragedia che c'è stata il nazismo. No, no, è dal cattolicesimo, comunque adesso te ne parlo per radio. Ecco, più di tutto mi piacerebbe che ti mi parlassi, no, diciamo che era un tipo di runa, sta qua che ti dico mino, che simbolizzava un spirito autonomo. Ah, quella, quella usata dai pacifisti, ad esempio, è una runa. Quella, ad esempio, se dell'uomo con le braccia alzate, quella, ad esempio, è una runa, è usata dal tipo dei movimenti pacifisti. Però, ad una croce celtica, quella. Vabbè, adesso comunque te ne parlo un attimo per radio. No, aspetta un attimo che finisco il mio discorso, sì, perché sarà anche in confusione, no? Però, guarda che ultimamente, ma non so se posso dire certe cose, vedo molte, molte giacche con certe rune d'osso. Però vabbè. Però qua mi pare, insomma, che sia tanta voglia del nazismo. Il 20% dei democristiani erano fascisti e nazisti. Vabbè, ma sto qua lo so. Adesso però allora non sono... è che sia l'evoluzione. Torniamo in rio ancora. Dai, ciao Claudio, sarebbe un discorso più profondo che vorrei farti, però... Va bene. Non so se ti capisco cosa che posso dirti. No, ho capito poco, però intanto ti rispondo quel che posso. Come poco ti capisco? È il concetto di quello che posso dirti. No, il concetto l'ho capito. Ecco, va bene, ora ciao. Ciao. No, il problema è sempre quando vengono fatte le domande, riuscire a capire. Un attimo, prima di rispondere al telefono, aspettate 3 minuti, dai, do la risposta a questa radioascoltatrice. Allora, mi spiace per chi è in linea. Il problema è questo. Il nazismo è un prodotto del cristianesimo. Il nazista è il cristiano, è il Gesù dei cristiani che dice fermati vento, risorgiti Lazzaro, oppure Mosè con la bacchetta magica e fai cassare. Cioè è l'individuo che si fa padrone del mondo e che pretende che il mondo gli si metta in ginocchio. Siccome il mondo non gli si mette in ginocchio, lui lo distrugge, fa come il macellaio di Sodoma e Gomorra, distrugge il mondo. Questo è l'archetipo del nazismo. Cosa c'è? Che nel cattolicesimo c'è un altro aspetto di questo, e c'è la miseria, cioè
Il cattolicesimo deve costruire l'uomo miserabile, l'uomo in ginocchio, per poterlo possedere, per poterlo distruggere. Bene, il nazismo ha fatto una specie di reazione a questo e ha costruito l'immagine dell'uomo forte, che non era altro che l'immagine del Gesù di Nazareth o del Dio dei cristiani, quello che manda il diluvio universale, quello che manda, che distrugge il fico, che distrugge gli uomini che non volevano che dominassero e che costruisce i campi di sterminio. Per cui l'archetipo di tutto questo, e leggendo il nazismo, il Mein Kampf, si può leggere benissimo questo, è il cristianesimo, cioè il nazismo e il cristianesimo sono la stessa cosa. Nel contempo c'è la necessità di andare a costruire un'immagine da opporre alla miseria cristiana dell'uomo forte. Cosa fanno? Vanno a alcuni nazisti vanno a ricercarsi quello che è un'antica mitologia, quello che sono antiche credenze, e dipingono il loro archetipo di uomo forte con quelle credenze. Però a costruire i campi di sterminio è il cristianesimo. I campi, ricordate che nei campi di sterminio ci vanno i comunisti, gli omosessuali, i testimoni di Geova, i pagani, ci vanno gli zingari. E l'unica rivolta che abbiamo nei campi di sterminio è una rivolta zingara, oltretutto. Una rivolta armata è l'unica rivolta che c'è, è zingara. Per cui non ci vanno i cattolici, non ci vanno i protestanti, non ci vanno i cristiani. Perché? Perché il nazismo è cristianesimo. Cioè il cristianesimo e il nazismo sono esattamente la stessa cosa. Dopodiché, siccome il cristianesimo non può essere, non vuole essere imputato di essere nazista, prende fuori queste forme di ricerca di uomo forte su cui giocavano, per dire ecco, quello è il nazismo, quello è, in realtà non è vero, il nazismo è il cattolicesimo, è il Gesù che possiede gli individui, è il Dio dei cristiani che possiede le persone, che costruisce miseria, che costruisce debolezza, questo è il nazismo. E col paganesimo non ha niente a che fare, tant'è che prende i pagani, il nazismo prende i pagani e li mette nei campi di sterminio. Questo dobbiamo essere chiari. Per quanto poi riguarda le rune, la simbologia, eccetera, noi la simbologia pagana di qualsiasi tipo è stata saccheggiata e usata per qualsiasi uso e consumo. Noi diciamo questo. Per noi i simboli sono importanti, come sono importanti le immagini, come sono importanti le descrizioni, ma più importante è ciò che esse rappresentano, ciò che trasmettono all'individuo. Quando una descrizione e un'immagine non sono in grado di trasmettere libertà, di trasmettere l'autoimposizione dell'individuo e le trasformazioni dell'individuo, noi come pagani rifiutiamo quell'immagine, perché noi siamo dei che possono scegliere gli dei con cui relazionarci. Cioè noi siamo padroni della nostra vita, non ci sottomettiamo a nessuno. Sì, ecco, io voglio ricordare una cosa, ad esempio, cioè, per quanto riguarda la mitologia nordica, uno ad esempio dei testi fondamentali che della mitologia nordica è l'era di Snorri. L'era di Snorri non è stata scritta dai pagani, è stata scritta da chi? È stata scritta da un sacerdote che era convertito al cristianesimo, di conseguenza anche loro hanno fatto di tutto per falsificare, per modificare l'immagine mitica, cioè nel senso che noi non abbiamo la percezione completa di quello che era nel passato la mitologia nordica. Poi le rune in se stesse sono degli oggetti che vengono utilizzati da una popolazione, ma poi chi c'è stato? Che qualcuno li può utilizzare in un'altra maniera. Ad esempio, il simbolo dei movimenti pacifisti era un'antica, è una runa che esiste, di conseguenza non è che sia negativa in se stessa, è sempre qualcuno che la utilizza, cioè come la utilizza? Sì, beh, voglio ricordare il numero telefonico che è lo 049 700 700 per intervenire in diretta. Pronto? Sì, dimmi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Alessandro. Dimmi.